Diva FM, Grani di Sale. In studio Cristina Vidali. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro e Cristina, ciao Vidali. Ah sì, è vero. Sì, per questa nuova puntata di Grani di Sale oggi parleremo di primavera. Sì, e non solo, sì, parleremo sì, degli effetti della primavera sulle giovani generazioni. Esatto, tutti frizzanti. Esatto, a tra pochissimo. Rieccoci per questa puntatona delle ore 13 del pomeriggio. Esatto. Quando c'è tanta fame, con Cristina e Gwendalina. Ma parliamo di primavera, di sì, primavera sì, sì, e dei, arrivando, e dei cambiamenti nei nostri piccolini. Più com'è? Fame sicuramente. Guarda, lascia stare la fame, perché qua ormai... E allora giusto, dai. Quando serviamo il pranzo mi devo spostare perché mi mangiano. No, no, a parte la fame, che ovviamente viviamo il risveglio della primavera un po' come gli animali in letargo, no? Cioè, per quanto noi non si sia ovviamente andati in letargo, però durante l'inverno il nostro fisico rallenta in camera, sì, eccetera, eccetera. E quando inizia poi la primavera scoppiano le energie, per cui inizia la fame, inizia il desiderio di proprio attività motoria, per cui i nostri bimbi li vedi che non vedono l'ora di uscire, cioè basta veramente un raggio di sole che filtra attraverso le finestre e ti guardano, possiamo uscire, possiamo andare fuori a giocare. Ma a volte, se devo essere sincera, quando passavo davanti all'asilo sentivo sì, un casino, gli strilli, ci sta. È un casino controllato. No, ma ci sta, tra l'altro sì, nei sì, miei sì, corsi... Se devo essere sincera, gli do anche 30 secondi di urli. Sì, ma no, ma ci stanno. Cioè, quando sei in giardino, io dico sempre: quando sei in un ambiente chiuso, urlare non ci sta, nel senso che quando alzi la voce rimbomba in un ambiente, quindi devi imparare, no, a misurare il tono della voce. Ma quando sei fuori in giardino, sì, il permesso di urlare, di fischiare, di proprio di gridare a squarciagola, ma quello glielo diamo tutto e anche di più, cioè anche quello, anche come dicevi tu, i 30 secondi sì, dell'urlare, sì, cioè ci sta, perché servono proprio per tirar fuori le emozioni che stai accumulando e incamerando continuamente, no? Perché sembra niente. No, no. Però Gwendalina, cioè, io vedo gli effetti sui miei bimbi, cioè, esatto, bimbi inteso, no? Cioè, atleti. I nostri ragazzi vivono, sono la generazione dei ragazzi stressati, cioè sono ragazzi che vivono in situazioni di stress elevatissime rispetto ai tempi in cui si viveva noi, no? la loro età e i tempi dei nostri genitori. Cioè, sono come siamo noi, costantemente in dialogo con il mondo, no? Perché quel bellissimo rettangolino che si chiama smartphone e che ci tiene in collegamento costante con il mondo non ci porta solo le notizie, ci porta anche tutta una serie di emozioni, no? E di frustrazioni legate al telefonino e ai messaggi che arrivano, che ci portano a vivere una situazione di stress. E quindi non solo a noi adulti, ma anche ai bambini, cioè ai ragazzi. Infatti. Quindi immaginati il carico di stress che i nostri ragazzi devono vivere. Poi tieni presente, un tempo finivi la scuola a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, e andavi a giocare. Bravissima, no? Adesso facevi non i compiti, può. Dopodiché si andava fuori a correre proprio. Sì, nel vero senso, a saltare i fossi per lungo. Diciamolo. Sì, sì, alla che grande, sta, ma eh, scherzi. Cioè, si andava fuori a scorazzare fino a sera. I nostri genitori, la prima cosa che ci dicevano era: hai finito i compiti? Sì, esci, vai, sì, vattene, sì, sì, no? Vatti a sfogare un ecco, po'. No? Che non era non rompere, che è quella frase che scappa così spesso i nostri genitori adesso, ma era proprio vatti a sfogare, che era più giusta, sì, vatti a sfogare, cioè vai a liberarti dalle tensioni che hai caricato durante la giornata. Adesso i nostri ragazzi invece finiscono la scuola, se ci va bene all'una, dopodiché per i bambini che hanno la fortuna di essere in un tempo continuato o in un dopo scuola che gli permette di terminare i compiti, la scuola finisce alle 4, 5 più o meno, no? Poi sì, c'è l'attività sportiva, poi c'è il nuoto, poi c'è il catechismo, poi c'è tutta una serie di relazioni con l'adulto in cui devono costantemente restare alla regola.
no? E lì inquadriamo costantemente la regola. C'è un limite, esatto, c'è un limite. No? È ovvio che ad un certo punto siamo bambini stressati, quindi è necessario che con la primavera vadano fuori a giocare, ma ne parliamo dopo. Certo, dopo la pausa. Rieccoci di nuovo per questo nuovo step di Grani di Sale, sì, sempre con Cristina e Gwendalina. Stavamo parlando della voglia di sfogarsi, sì, e della necessità di sfogarsi per i nostri, ma non solo bambini, sì, anche adulti, dai, diciamolo che guarda, non c'è età per questa cosa. Però io dico, è un bisogno fisiologico come mangiare, dormire, andare a letto, anche quello di sfogarsi a livello fisico, che non vuol dire per forza fare solo uno sport, no, ma anche una semplice passeggiata, semplicemente andare a camminare, no? C'è anche per i nostri, per noi adulti, cioè pensate quante volte noi passiamo il nostro tempo seduti o comunque fermi in una posizione statica in piedi e non facciamo attività sportiva, anche se minima, quindi anche solo la camminata veloce, un po' di del passeggiare nei boschi, come li chiamo io, cioè poter andare per campi un po', sì, a camminare, sì, no? Ad annusare un po' la natura, esatto, assaporare un po' il anche sole, l'allergia no dai con i pollini, però fa bene anche quella, credetemi che fa bene, cioè anche noi adulti non lo facciamo, no? E poi nel tempo, man mano che diventiamo sempre più giovani al contrario, cominciano tutte le cardiopatie, le difficoltà, no? I certo, problemi circolatori si sommano. E quelli nascono proprio perché stiamo troppo fermi, quindi dobbiamo ascoltare i nostri bambini, prendere il loro esempio, e quando vanno fuori loro andiamo fuori anche noi, non sì, dico a giocare a pallone con loro, però dai, due passi invece di andare sempre in macchina li possiamo fare anche a piedi, no? Che chiaro, ne dici? Sì, ecco, sì, sì, mettiamo giù la macchina e andiamo a piedi, tanto porto Viro piccola, per cui si può girare, sì, è ancora, tranquillamente, esatto, si può ancora fare. Sì, sì, dai. Ed è fondamentale questo, perché ti dicevo, lo sport non è solo una valvola di sfogo per i ragazzini. Eh no. A livello di movimento, certo, ma è tutto un insieme di cose. Dopo sta a chi insegna dare quel momento di sfogo, diciamolo proprio così, all'inizio, per poi iniziare una lezione, perché se arrivano, infatti me lo dicevano diverse, certo, mamme, arrivano e tu dai ulteriori picchi, cioè ulteriori paletti, ulteriori, sì, regole, è solo un continuo, un proseguo dello stress della scuola. E allora lì non se va appiattiscono bene, non ti ascoltano. E quindi sarebbe un buon esempio, anzi sarebbe una buona abitudine da parte dei genitori non solo portarli a fare attività fisica, sì, ma informarsi di chi allena, di chi ha i brevetti, di chi, esatto, che non è così scontato. Lì stai toccando un tono e veramente un argomento che è non preoccupante, di più. Purtroppo. Perché attualmente c'è chi si improvvisa via ad avere dei bravissimi allenatori, come abbiamo degli allenatori che si improvvisano. Allora ti puoi improvvisare allenatore, perché hai le competenze tecniche per uno sport se stai lavorando con degli adulti. Non ti puoi improvvisare allenatore se stai lavorando con dei ragazzini o con degli adolescenti. Ascoltavo ieri, tanto per farti capire che cosa vuol dire questo discorso, ascoltavo ieri un pedagogista che ha fatto un intervento in un programma televisivo e sottolineava quanto sia poco pensata e valorizzata, ma quanto invece sia necessario. La scuola materna, il tempo che tu passi alla scuola materna è il tempo delle radici, no? Dove tu metti le radici di quello che sarà il tuo tempo poi nella società e soprattutto nella scuola. Questo è vero. Se non sono messe bene quelle radici, piantate bene quelle radici lì, quindi non hai creato sicurezza, non hai creato capacità di relazione, non hai creato capacità di cittadinanza nei bambini, non serve niente che sappiano colorare meravigliosamente. No, infatti. Quello si impara nel tempo. È la capacità di relazione con l'altro e soprattutto la capacità di essere in relazione con se stessi all'interno di un ambito sociale che è fondamentale. Se non sono state costruite, ti porterai quella carenza lì anche nel tempo, no? La stessa cosa succede con gli allenatori, con chi fa si prende carico di formare i bambini allo sport.
Se un allenatore per i bambini più piccoli soprattutto non è un allenatore che ha la capacità di relazionarsi con i bambini dando loro fiducia, dando loro sostegno eccetera eccetera, precluderà la loro capacità e il loro futuro non solo sportivo ma anche sociale dei tempi a venire. Sono d'accordo, perfettamente d'accordo, ma dobbiamo continuare dopo la pausa, vero? Dopo. A dopo. Rieccoci per questo ultimo step di Grani di Sale, sempre con Cristina e Guendalina. E stavamo parlando della valvola di sfogo di cui hanno bisogno le giovani generazioni proprio adesso con la primavera ancora di più esaltata. Ma fondamentale. E non solo i giovani, anche noi adulti, diciamolo. Sì. Quindi, quale buon consiglio è quello di mamma, bambino, papà o bambino di uscire insieme, fare una passeggiata con il sole? Hai detto giusto. Prendiamoci il tempo di andare a fare una passeggiata. Basta mezz'ora, dico. Ai nostri bimbi e soprattutto ai nostri nonni e genitori, attualmente stiamo dicendo, visto che c'è una bella giornata, visto che c'è il sole, invece di venire a prendere il bimbo in macchina, anche se hai poca strada da fare, vieni a piedi, vieni in bicicletta. Così poi fate un giro, vi fermate al parco, si diverte un pochettino, gioca, no? Nell'erba un po' di scivolo, un po'. È vero che ne ha già fatto tanto a scuola, ma non è la stessa cosa. Ma non è lo stesso ambito, no? Si diverte un po', si sfoga un po', poi tornate a casa. Un bambino dell'età della scuola dell'infanzia, se finite la scuola e lo porti a casa, inizia generalmente subito, immediatamente, a guardare la televisione. Tempo 10 minuti si è già addormentato, ok? Saltano tutti i ritmi, Guendalina, perché se si addormenta alle 4:30 si sveglia alle 7, mangia e poi non va più a dormire. Allora, vogliamo risolvere questo problema, che è più frequente durante l'inverno perché c'è freddo, non si riesce ad andare fuori, eccetera eccetera. Anche se sul discorso del freddo ci sarebbe da riflettere, è opinabile, via. Esatto. Diciamolo, adesso che c'è bel tempo sfruttiamolo, no? Cerchiamo di interrompere quel momento di crisi e lo portiamo fuori. Nel momento in cui tu lo porti fuori a giocare, a girare, a camminare, a passeggiare un pochettino, arriva sera, ora di cena e poi si va a nanna. Si recupera nuovamente quel ritmo perfetto fisiologico che è il ritmo sonno-veglia di cui ha effettivamente bisogno. Quindi è vero che durante l'inverno non si può fare molto, però adesso che è primavera si può fare, non adagiamoci sugli allori e sui ritmi che abbiamo preso durante l'inverno. Certo. Ti dicevo prima sul discorso del freddo, ma stiamo parlando di primavera, dai, quando sarà il freddo poi ne parleremo. Va bene, più avanti. Tenete presente che in Norvegia i bambini li fanno dormire a fuori all'aperto fino a meno 5, dico altro. Beh dai, adesso non stiamo a esagerare, noi se andiamo fuori fuori a meno 5 abbiamo anche la neve, loro non ce l'hanno. C'è dai. La neve però, che bella. Dai, sono condizioni un po' sì, diverse. Sì, no, sono un po' diverse, sono diverse, dai. Allora Cristina, una delle cose per far capire questa cosa, sì, ai genitori, no? Sì. Perché sai, con tutti questi smartphone vanno fuori, sono dei vanno fuori e hanno delle traiettorie un po' strane, perché stare al cellulare... No, non, vanno... non è che hanno delle traiettorie strane, no, si schiantano proprio. Vabbè, volevo essere... No, quali sono i consigli che possiamo dare? Semplicemente togliere smartphone? Allora, togliere quando vanno a fare la passeggiata o... Teniamo presente che se il vostro bambino è un bambino che è abituato a giocare con lo smartphone almeno un paio d'ore al giorno, toglierglielo di punto in bianco crea una crisi di astinenza. Che cosa sta dicendo? Non sto dicendo balle. È vero, purtroppo, c'è anche le attrezzature informatiche creano dipendenza, per cui devi toglierglielo un po' alla volta. Vuol dire che oggi stiamo fuori mezz'oretta a giocare,
a fare una passeggiata, e tenete presente che la passeggiata sarà: uffa, ma dobbiamo proprio stare, ma io voglio andare a giocare, ma lasciami stare, ok? Gelato? Voi, esatto, imperterriti, comunque rimanete fuori, andate a fare una passeggiata, ci sono le occhette nel canale che sono bellissime, cioè inventatevi attenzioni che ovviamente lo coinvolgano particolarmente, ripeto, tipo le occhette nel canale, tipo l'andare a giocare nel parco, tipo l'andare a curiosare, e in modo che possa staccare ogni giorno 10-20 minuti in più, in modo da staccarlo dallo smartphone e aiutarlo a rendersi conto che c'è un mondo da vedere. Nel vero senso della parola. Esatto. Un mondo di natura, un mondo di sole, di aria, di profumi, di, esatto, e di tutto ciò che possiamo immaginare, sì, qui in studio. Sì, 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 sì. Bene, purtroppo il nostro tempo, vero Cristina, ci fanno segno che è terminato, però noi ritorneremo sempre puntuali la prossima settimana. Dalle 13 alle 14, e con questo auguriamo una buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori e ai radioascoltatrici. Esatto. Ciao, ciao a tutti.